Io sono Irene Tria. Io sono Igor Francesco Luceri. Siamo entrambi psicologi e psicoterapeuti della Gestalt. Siamo venuti a conoscenza di questa iniziativa del Comune di Casal Borgone che abbiamo trovato molto interessante e stimolante e anche importante in questo momento in cui ci ritroviamo tutti a casa in isolamento. Soprattutto pensiamo che sia un'iniziativa che sostiene un senso di comunità dove in questo momento invece siamo tutti chiamati a rimanere a casa e quindi importante per il sostegno a ognuno di noi. Sì, noi abbiamo deciso di intitolare il nostro contributo Quando l'emergenza irrompe, come mantenere l'ordinario nello straordinario, perché di fatto noi ci troviamo in una situazione di emergenza e quello che io ho imparato come psicologo dell'emergenza quando sono intervenuto nel 2009 in Abruzzo a seguito del terremoto è stato proprio che il supporto di cui le persone avevano bisogno in quel momento in cui avevano perso tutto era proprio il aiutarli a ritrovare una loro quotidianità, la quotidianità persa, una quotidianità distrutta. E questo li ha aiutati a uscire da un senso di impotenza e di rassegnazione e a sviluppare un maggior benessere psicofisico. In questo caso anche noi abbiamo individuato alcuni punti che vi suggeriamo di mantenere nella vostra quotidianità proprio per dare una regolarità in questo momento di straordinarietà. La prima cosa che ci sentiamo di dirvi, ed sarà trasversale un po' a tutte le cose che indicheremo, è quella di sviluppare e di coltivare il vostro piacere attraverso attività di svago, di creative e divertenti. In questi momenti siamo molto più in contatto con emozioni come l'angoscia o come la paura che ci conducono a sentire un senso di impotenza. Spesso noi abbiamo bisogno di uscire dal senso di impotenza che contattiamo attraverso la rabbia. La rabbia è un'emozione importante, un'emozione che ci aiuta, ma può anche in questo momento in cui siamo già isolati, sostenere una distanza tra di noi. Mentre la dimensione del piacere è qualcosa che tende ad unirci e quindi anche ad aiutarci a contenere queste emozioni come la paura e l'angoscia. Quindi il primo consiglio che vi vogliamo dare è di mantenere una regolarità nel ritmo circadiano, cioè un'alternanza corretta tra il sonno e la veglia. E questo perché? Perché il nostro sistema nervoso è composto da due sottosistemi, il sistema simpatico e il sistema parasimpatico. Il primo prepara l'organismo all'azione e alle risposte nell'emergenza e nell'urgenza, mentre il secondo prepara l'organismo a stati di riposo e rilassamento. Quindi capite che sono due funzioni molto importanti per il nostro organismo ed è importante che siano equilibrate. In questo momento, quindi, invertire il giorno con la notte oppure stare molto svegli e dormire poco rischia di iperattivare il sistema simpatico e quindi di portare l'organismo in una situazione di stress. Un altro aspetto importante è che la luce del giorno influenza l'attivazione di questi sistemi, quindi è molto importante usare il giorno come momento di attivazione e la notte come momento di riposo. Il secondo consiglio che vi diamo è quello di mantenere una regolarità e quello di cadenzare le attività e gli orari, sia all'interno della giornata che nell'arco della settimana. È importante in questo momento che voi manteniate le vostre abitudini e quindi relativamente agli orari di sveglia e di sonno e degli orari dei pasti. Anche le attività è importante cadenzarle, diversificarle durante la giornata e durante l'arco della settimana, stabilendo un orario di inizio e un orario di fine per ognuna di esse e intervallandole da momenti di svago e di distrazione. Anche i giorni della settimana non sono tutti uguali, quindi in questo momento in particolare vi suggeriamo di mantenere il sabato e la domenica come dei giorni di svago e di rilassamento e lasciare le attività più impegnative dal lunedì al venerdì, come una settimana regolare. Il terzo consiglio che vi vogliamo dare è di prendervi cura della vostra alimentazione. Noi siamo un organismo complesso, quindi il nostro benessere psicofisico dipende dal benessere della mente e dal benessere del corpo. In questo momento può essere
un po' più accattivante e semplice utilizzare delle modalità veloci di alimentarsi. E quindi quello che noi vi consigliamo è di evitare il più possibile il cibo spazzatura e di invece continuare ad alimentarvi nel modo corretto, dedicando la giusta attenzione, il giusto piacere e la giusta cura sia nella preparazione dei pasti che nel consumo degli stessi. Un quarto punto è quello della dimensione personale e intrapersonale. È importante che in questo momento manteniate una cura di voi stessi attraverso l'igiene personale, attraverso una cura estetica come farsi la barba, lavarsi i capelli, perché no, anche truccarsi in alcune situazioni e di mantenere un abbigliamento comodo ma in ogni caso curato. È importante ritagliarsi all'interno della giornata o della settimana degli spazi personali, e cioè di momenti in cui vi dedicate a delle attività di qualsiasi tipo, ma da soli. In questo momento siamo tutti chiamati a rimanere a casa e soprattutto nelle famiglie con più persone è importante preservare i propri spazi personali perché aiutano a recuperare un senso di sé, aiutano a dare un po' di respiro alla giornata che è già abbastanza intensa e dove gli spazi sono già molto ristretti. Rispetto alla dimensione personale, è anche importante mantenere un allenamento del corpo e della mente. Quindi, dove è possibile e dove abbiate le opportunità, vi consigliamo di sviluppare un'attività fisica, che può essere quelle proposte anche già dai video precedenti del comune. Come yoga, Pilates, oppure di dedicarvi comunque dei momenti nella giornata in cui l'attività preveda l'utilizzo del corpo. È importante anche mantenere un allenamento mentale attraverso la lettura di libri, giochi di ingegno o di articoli. Rispetto alla dimensione interpersonale, è importante che voi riusciate a mantenere i contatti con i vostri parenti e i vostri amici, vi ritagliate degli spazi per dedicarvi a loro. La tecnologia da questo punto di vista ci viene molto in aiuto e quindi abbiamo tutte le possibilità per mantenere un contatto che alimenta e nutre il nostro benessere. Un ultimo consiglio che ci teniamo a darvi è quello di evitare la sovraesposizione alle informazioni. In questo momento ognuno di noi ha bisogno di sapere quello che sta succedendo e come comportarsi, ma queste informazioni è importante andarle a ricercare attraverso i canali istituzionali, quindi attraverso i decreti governativi e attraverso le emanazioni regionali. Vi consigliamo di evitare il più possibile una ricerca, una sovralimentazione di informazioni attraverso i social perché sono di tipo sensazionalistico, non aggiungono informazioni utili, ma anzi alimentano la paura e l'angoscia. Inoltre è importante dedicarsi alla ricerca e alla lettura delle informazioni durante il giorno. Questo perché le attività che svolgiamo durante la giornata ci aiutano anche attraverso il movimento ad assimilare l'impatto emotivo che queste informazioni hanno su di noi. Mentre la sera, soprattutto dopo cena, è importante andare verso una condizione di rilassamento. Questo per evitare di andare a dormire preoccupati e quindi di avere un sonno disturbato e poco riposante. Dato questo momento di emergenza sanitaria, anche noi abbiamo deciso di fare la nostra parte. In questo momento è molto più facile per chiunque venire a contatto con stati di ansia, di angoscia e di paura. E più che mai è importante potersi rivolgere a un professionista per poter assimilare tutto questo. Quindi abbiamo deciso di mettere a disposizione dei cittadini di Casal Borgone un servizio di ascolto psicologico a distanza gratuito, che potrà essere effettuato attraverso il cellulare o WhatsApp o Skype. Vi ringraziamo quindi della vostra attenzione fin qui e di questa opportunità che ci è stata data. Buona giornata a tutti. Buona giornata.